Ho il piacere di presentarvi Manuel Giliberti, che è il regista, anche lui scrittore, drammaturgo, regista teatrale, di opera, eccetera, eccetera, insomma, una gran bella persona. Grazie. Grazie. Ci lavorerà questo suo, che in realtà poi è il suo penultimo lavoro, l'ultimo è appena uscito dai cassetti, possiamo dire, della Film Commission di Sicilia. Io addirittura avevo tentato di prendere quello, però come dire, ancora deve seguire il suo percorso naturale, finita la fase di gestazione, di post-produzione, ora naturalmente ci sarà la distribuzione, eccetera, eccetera. Intanto però parliamo di questo suo penultimo lavoro, che trovo molto interessante per l'argomento, ma anche per la maniera in cui è stato trattato. Si parla di emigrazione, però questa volta ci dobbiamo... Intanto è bene ricordare che anche noi siamo stati un popolo di migranti, e la cosa singolare è che siamo stati un popolo di migranti verso le sponde che in questo momento alternano, diciamo, il flusso, e quindi la migrazione degli italiani verso la Tunisia, fenomeno che è cominciato alla fine dell'Ottocento, e mi pare che tu cominci a trattarlo giusto in quel tempo, più o meno in quegli anni. Bene, allora come nasce questo lavoro? Dunque, intanto ringrazio te, ringrazio i signori presenti, perché questo lavoro Bastava una notte nella mia filmografia è quello al quale per tanti motivi sono più legato, perché è una storia nata da una sollecitazione esterna, cioè negli anni passati io ero abbastanza infastidito dall'atteggiamento che percepivo dai giornali, dai telegiornali, anche dai commenti della gente sul fenomeno dei barconi che arrivavano sulle nostre coste. Trovavo abbastanza inumano che si parlasse di migranti o di vite umane con una superficialità che faceva riferimento più che altro al problema dell'occupazione, se fossero arrivati tutti questi migranti, cosa farne, perché nel frattempo molti, per loro sfortuna, non arrivavano, come sappiamo. E mi sono trovato proprio in quel periodo a Tunisi per presentare un altro mio film, fra l'altro. E alla fine di questa proiezione si sono avvicinate delle persone che parlavano perfettamente francese e perfettamente arabo, ma che poi si sono rivolte a me in siciliano, ed erano siciliani di quarta generazione, nati, cresciuti a Tunisi, mai venuti in Sicilia, ma che conservavano ancora tutte le abitudini dei siciliani. Questa cosa mi ha incuriosito e ha risvegliato l'altra faccia di questo fenomeno della migrazione, e così ho cominciato a studiare il fenomeno ho trovato una produzione tunisina che è entrata dentro questo progetto, e per circa un anno abbiamo lavorato ad approfondire il tema e a fare le ricerche, perché purtroppo di questo fenomeno pochissimo si sa. Abbiamo iniziato a girare il documentario, è scoppiata la rivoluzione, mi hanno tolto tutte le autorizzazioni, abbiamo sospeso per 6 mesi la lavorazione, abbiamo ripreso appena possibile e completato il nostro lavoro. Perché tengo molto di più a questo prodotto che a tutti gli altri? Perché in realtà è stata un'esperienza, è stato un viaggio dentro me stesso. Io sono un siciliano che vive anche fuori, vivo a casa a Roma, insomma, per lavoro sto molto in giro, però mi sono reso conto in questa occasione che ogni mio lavoro è sempre mirato alla ricerca di questa mia parte più profondamente siciliana, e questi signori, queste storie, questi luoghi che ho visto me ne hanno dato un ulteriore spaccato, mi hanno spiegato perché ci si può sentire siciliani anche, come dire, inconsciamente, senza saperlo, come questi interlocutori che ho avuto. Fra l'altro, aver visto adesso il bel documentario, docufiction, come l'ha chiamato, di Vullo, proprio sul gesto, mi pare che abbia allargato l'orizzonte, perché alla fine cosa ci ha raccontato? Dell'orgoglio di essere fatti in un certo modo. Un certo modo che spesso viene anche, come dire, criticato erroneamente, perché invece è la nostra sostanza e la nostra umanità, direi. Io purtroppo ancora il tuo lavoro non l'ho visto. Questa storia dell'emigrazione al contrario mi ha veramente appassionato. Sicuramente tu conoscerai il libro di Franco Blandi, che noi abbiamo presentato all'ultima edizione del Letterando, e che io consiglio a tutti di acquistare nelle varie edizioni.
Niente, nel libro veramente si parla intanto del grosso numero di persone che a inizi del Novecento hanno più di 120.000, di un'intera città che era costruita a quella che adesso è la Goulette, ma soprattutto erano maestranze, erano artigiani, erano carpentieri, erano contadini che andavano a cercare, fra virgolette, l'America in Africa. Ma intanto questa questione di Blandi mi piace, perché in parallelo abbiamo fatto questo lavoro. Lui scriveva, e ovviamente io non lo conosco, siamo amici, come si usa oggi, amici di Facebook, ma siamo diventati amici perché ognuno di noi leggeva delle notizie dell'altro. Lui ha scritto questo appuntamento alla Goulette, che in pratica è la pagina scritta e io ho fatto la pagina visiva. Ma è bello che ci siano state due sensibilità contemporanee. E questi nostri lontani parenti andavano lì portando la loro esperienza. Erano persone umili, però di grande, come dire, struttura storica alle spalle. E quando sono arrivati in Tunisia i francesi, che allora avevano il protettorato, li hanno assimilati ai tunisini, nel senso che li consideravano assolutamente niente, ma siciliani e tunisini sono riusciti a diventare una grande forza. Questo il documentario lo racconta bene nelle testimonianze. E hanno trovato quella fratellanza allora in un fenomeno unico, che oggi dovrebbe riproporsi, perché è vero che noi li abbiamo, come dire, adesso ricevuti, questi nostri lontani parenti africani, ma date le situazioni economiche che tutti conosciamo, le differenze cominciano a essere veramente più sottili. Non siamo noi l'Occidente e loro l'Africa, cominciamo a essere tutte persone che hanno bisogno di rileggere un sistema sociale, etico, che comunque dimostra ormai di non essere quello che funziona. Ecco. Io sicuramente tu conoscerai la parte del libro di Franco quando parla di questo rapporto di cui tu hai fatto cenno fra la comunità italiana e quella tunisina, tant'è che Franco scrive che nella festa di Ferragosto, il 15 agosto, c'era la processione della Madonna, che poi era la Madonna di Trapani, a cui partecipava la comunità tunisina e viceversa. Cioè c'erano tre feste, cattolica, ebrea e musulmana, in cui le comunità si incrociavano. Assolutamente, e soprattutto c'era il rispetto delle tre religioni, perché c'erano gli ebrei, c'erano i musulmani e appunto i cattolici, e tra loro ogni festa era, lo sentirete proprio spiegare perché, diciamo, ogni festa andava bene a tutti, perché era comunque un'occasione di gioia e non c'era assolutamente la divisione per fedi o per credo religioso. Questo non esiste più oggi in Tunisia, purtroppo. Le ultimissime notizie, io adesso ho tanti amici lì, le ultimissime notizie dicono che i salafiti stanno avviando un processo durissimo di regressione, purtroppo. Dunque quei pochi vantaggi che erano venuti dalla dominazione di Bourguiba, che era comunque una dittatura, che era la modernizzazione di certe cose in Tunisia, si sta avviando, pare, verso la scomparsa. Dunque è un paese che dovrà essere, a maggior ragione dovrebbe essere attirato nella nostra orbita, proprio per non avere un nemico a pochissimi chilometri, no? Perché in realtà stiamo a un tiro di schioppo. Fra l'altro nel documentario spesso viene citata Sciacca, sì. E spesso dei cognomi che voi riconoscerete, e, insomma, c'erano tante persone che venivano da questa costa. Sì, io conosco intere famiglie proprio, che così sono chiamate, tunisini proprio come nome, quindi i ciaccio tunisini, per esempio, ce ne sono tanti a Sciacca, cioè gente che viveva a Tunisi, proprietari terrieri che poi, quando Bourguiba ha praticamente nazionalizzato, diciamo, sono stati mandati via. La cosa singolare però è che nel 64, quando è stato dichiarato la Tunisia protettorato francese, questi nostri connazionali hanno dovuto prendere per forza la nazionalità francese. Sì, questa era una legge però che già risaliva al fascismo, perché il governo italiano aveva barattato aspetti economici con la Francia in cambio dell'obbligatorietà della rinunzia alla propria cittadinanza italiana. Quindi
questi siciliani di Tunisi sono stati via via, purtroppo brutto da dirsi, svenduti dalla loro nazione, prima svenduti, poi dimenticati. E non abbiamo montato noi 2 o 3 interviste a signore e signori novantenni che ci raccontavano come vengono trattati dal consolato italiano, cioè emarginati e non riconosciuti. Questo è un problema gravissimo. Bene, io ringrazio Manuel perché ora dovrà tornare a Siracusa, quindi ci ha fatto il piacere di essere presente. Fra l'altro lui da domani comincia un'altra avventura in un festival nostro amico, che è il Festival Videolab, che fa parte anche di questo nostro circuito dei festival siciliani, a cui facciamo un bocca al lupo. Tu sei giurato, mi pare, domani? Sì. Quindi ti ringrazio due volte, intanto per il lavoro che ci hai portato e poi per questa fatica che stai facendo. Grazie Manuel.